Girolamo della compagnia Artigi Botte dei Pupitacci. Noi produciamo e creiamo spettacoli di opera dei pupi. L'opera dei pupi è quella forma teatrale di figura. Sino agli anni 50 era il fulcro della società. La gente andava in quei teatri stabili di quartiere a seguire le storie appuntate. Volevo ricordare che in Italia c'erano oltre 100 teatri stabili. Noi siamo siciliani, originari della città di Palermo. Per fortuna ancora oggi Palermo mantiene una forte tradizione. La nostra missione è quella di andare sempre alla ricerca di storie del territorio, rielaborarle per poi metterle in scena con originalità. Noi viviamo in Abruzzo da diversi anni, siamo l'unica opera dei pupi del centro Italia. L'Abruzzo conserva storie millenarie che vogliono essere raccontate. Infatti noi qui abbiamo rivisitato l'opera dei pupi e abbiamo fondato i Pupi Italici. I Pupi Italici affrontano l'argomento di quelle genti italiche, di quei guerrieri che hanno combattuto per i loro diritti. Noi non ci occupiamo solo storie di epica cavalleresca, ma anche storie sui personaggi. Infatti stiamo creando uno spettacolo su Celestino V, questa storia importante, conosciuta a livello internazionale. Non vi nego che creare una storia su Celestino V sia molto facile, non lo è per niente. Ha contenuti storici molto complessi, però il pupo, dovete sapere che è un mezzo di facile comunicazione, riesce a trasmettere storie complesse con facilità. Un'opera dei pupi ha un suo lungo percorso, perché non ci dobbiamo occupare solo della drammaturgia dei testi e della scenografia. Qui dobbiamo curare la manovra, dobbiamo creare ogni singolo personaggio rappresentato da ogni singolo pupo. E creare un pupo è molto complesso, c'ha diverse tecniche artigianali, dallo sbalzo del metallo al taglio del legno, al taglio al cucito dei tessuti. Ci vogliono dalle 2 alle 6 settimane per crearne uno. Poi dobbiamo pensare alle luci, alle pitture fatte a mano dei fondali e le scenografie, e cercare il giusto timbro di voce da abbinare a ogni singolo personaggio. Ma noi tutto questo lo facciamo con amore e passione, noi non ci pesa. Volevo ricordare che l'opera dei pupi è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Io penso che questo sia fondamentale per il territorio e per la cultura. Adesso io vado a finire di creare lo spettacolo. Io vi lascio con un abbraccio, a presto. Non cedete, combattete fino all'ultimo respiro. Dai su, uomini, e l'ultimo respiro sarà il tuo, Quinto Poppedio Silone. Cosa? Lucio Cornelio Silla? Tu, ignobile condottiero, ti sei macchiato di terribili delitti. Hai fatto strage della mia gente. Non hai risparmiato neppure donne e bambini. Sei un disonore per il tuo popolo e adesso pagherai a caro prezzo la tua infamia. In guardia!